Proteggiamo anche gli occhi. Gli occhi sono fondamentali. Ma tu sei fuori! Mi hanno misurato la febbre, ho fatto tutto! Ah, no! Via! Via! Idratiamo bene! Igienizziamo! Non ti avvicinare! Un bel lavoro! Tu lo sai bene! Tu ti devi misurare la febbre! Devi venire con qualche protettore! Ma che siamo male con sta cosa, dico io! Un metro l'avete detto! Devi allontanarti! C'è il Covid! C'è il Covid! Non c'è il Covid! Non ti permettere di avvicinarti a me! Non c'è il Covid! Via! Via! Anche questo! Volta! Sono salva! Ragazze, un metro di distanza, avete misurato la febbre a casa? Un metro di distanza. Dove scappate? Dove scappate? Nome e cognome, nome e cognome. Vogliamo, mi potresti stare una pinna, perché in Praga io l'ho portata a casa e oggi ho pure il compito in classe. La pinna? Sì, ce l'ho per il compito. Sì. Ok, va bene blu? Sì, va benissimo, sei sicuro, lo metto nel mio. Ecco. Grazie. Prego. Andiamo. Grazie. Entriamo. Sì. Ah, l'uscita. Mamma. Devo aspettare Giulia che mi dà la penna. Non mi ricordo come faccio. Quella è la regola, è non scambiare penne, matite, gomme, qualunque cosa. Stare a un metro di distanza, siamo andate pure più vicine. E ora che scusa mi metto? Cosa gli dico? Ma perché gliel'ho data? Speriamo che si scorda che gliel'ho data e se la tiene. Perché non so cosa fare. Come farò? Vado, speriamo che non mi vede proprio. Me ne vado. Via. Vado. Ciao! Stai ben posto! No, nel metro di distanza, te l'ho detto pure oggi, no. È vero, oggi siamo No, va bene, metro di distanza. Comunque vieni la penna. No, sai che ho fatto? Ho deciso di farti un regalo e di regalarti la penna. No, ma no, io ce l'ho la penna. L'ho usata per il tuo compito, non so mai magari prendi un bel voto, la usi come porta fortuna, no? No, vabbè, grazie, ma penso domani scopro che ho preso un bel 10. Sì, sì, infatti, te lo dico io. Ciao, no. Comunque, un bacino. No, va, tua mamma ti è venuta a prendere, ciao. Sei andata? Pure svengo, torniamo a casa che è meglio, perché succede qualcos'altro. Ok raga, allora questo era il video, abbiamo fatto un video parodia su diciamo il nuovo rientro a scuola sul Covid, insomma. Però raga, è stato un video parodia ma allo stesso tempo educativo, perché l'abbiamo fatto anche per sensibilizzare un po' i più piccini che magari non riescono a capire la gravità della cosa. Allora raga, in questo video ci sono state tra virgolette nominate anche delle regole, ovvero non scambiare le penne, non scambiare le gomme, non scambiare le matite, indossare la mascherina, avere tra un compagno e un altro di distanza, o comunque se stare vicini usare la mascherina. Quindi diciamo ci sono state un po' di regole anche nella parodia tra virgolette. Non mettere in bocca e negli occhi e mettersi sempre portare anche il
disinfettante per le mani e ogni mattina svegliarsi e misurare la febbre, perché è importante un po' per tutti, ma soprattutto anche per noi, insomma. Allora raga, noi come studenti siamo come studente sono preoccupata sul rientro a scuola, sono preoccupata comunque per i nostri parenti, perché noi giovani magari lo riusciamo a superare, però magari non so, dei nonni, se poi mischiamo il Covid, diciamo che sono più a rischio rispetto a noi. Quindi siamo preoccupati anche noi. Però raga, appunto, rispettiamo tutte le regole, speriamo che questo anno scolastico vada bene per tutti. E quindi sì raga, noi non sappiamo nemmeno quando inizieremo la scuola, o perché 14, si dice tra il 14, il 24, qualcuno già l'ha iniziato. Incrociamo le dita raga, che vada tutto bene e quindi niente raga. Noi vi mandiamo un bacione del memoir. Quindi prendete questo video un po' come parodia, ma allo stesso tempo come un video educativo. E niente, vi mandiamo un bacio, vi ricordiamo di iscrivervi a Instagram Marghe Giulia Covi, Marghe Giulia Covi, secondo me Marghe Giulia, secondo canale, sul mio canale Marghe L, su TikTok Marghe Giulia Covi. E se volete le maglie, le cover, le tazze, cucine, tantissime altre cose, anzi sono sicuramente su www.marghegiuliacovi.it. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, condividete dappertutto. Se vi è piaciuto,